infame di merda, facciamo una prova, dai. Ma fammo caputtano da mamma, dai. No, sono pedantrone di merda, vai. Dai, donna, dici che ore sono, vai, mentre stiri, vai. Sono le 14.02. E adesso piega quel maglione, donna, vai. Voglia di un caffè, Letizia. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ma mai. Ogni mai. Riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Sì, 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 siamo tornati in diretta su Radio 105 con lo Zoo di 105. Siete voi quelli dello zoo, sì, giusto? Sì, sì. Siamo sicuri? Sì, sì. Allora me lo dimostrerete rispondendo al mio questionario. Vai, vai. Addirittura. Chi è colui che arriva in radio dopo tutti e sa di cipolla? Mauro Mauro. Esatto, oh yeah. Mauro Mauro. Sì. Chi del programma ha la capacità di adattarsi a qualsiasi sport? Pippo Palmieri. Esatto, Pippo Palmieri. Chi in questo programma piscia seduto? Io. Esatto, Letizia Puccioni. No, anch'io. Chi di voi tre ha la capacità di avere ragione anche quando ha torto? Io. Esattissimo, Fabio. È Fabio Alisei. Eccomi, mio pubblico. E adesso chi, ma dico chi, si prende troppo sul serio anche se non è serio? Paolo. Esatto, Paolo Nois. E chi, attenzione perché questa è difficile, chi ha detto l'altro giorno a Wender nell'ufficio dello zoo: ora prendo un martello e butto giù il muro così avete la luce per lavorare serenamente? Io. Esatto, Marco Mazzoli. E adesso andiamo con la seconda settimana di diretta dopo le vacanze. Sì, ho detto veramente, eh? Se avessi il martello lo faresti. Lo farei. Nel mondo che non ha regole. Culo! Lorenzo Times, Lorenzo Times, Lorenzo Times. Cazzo guardi, stronza! Non ti molla mai, non ti molla mai, non ti molla mai. Non me ne frega un cazzo! Negativo! Questo è lo Zoo di 105. Tutto il resto, no. Frittura sonora. Buongiorno Italia. Ho distrutto il giochino di Alice. Ma hai accoppato Elica. Forte dello spirito. Buon lunedì, ma c'è una bella notizia. In realtà non è cambiato nulla, nel senso che era veramente molto bravo Antonio Summa, ma è tornato il puttaniere sardo Pippo Palmieri. Devo dire una cosa, mi siete mancati. Ma vai a fanculo, neanche un messaggio. Oh, niente, Mazzoli, niente. Sei arrivato. Niente, ho staccato proprio la spina totale. Proprio. Ma hai fatto bene. Ma anche noi staccheremo la spina quando ne avrai bisogno. Per la tiro proprio da in fondo alla prolunga. Allora, io sono qua da una settimana. È arrivata anche mia moglie, bello con i cani e tutto. E stamattina ho detto, porto mia moglie e i cani su al terzo piano a salutare. È tutto chiuso, tutto buio, tutto triste. A un certo punto apro una porta di una sala riunioni ormai nota per le cazziate, robe varie, e ci sono tutti grandissimi, cioè i più importanti di questa azienda, tutti mascherati. Sembrava un film di Kubrick, sai Eyes Wide Shut. Ma che maschere avevano, tipo cosplayer? di ferro. No, avevano tutti Assassin's Creed. Avevano tutti la mascherina. Cosa ti hanno detto? M'hanno detto esci da questa stanza, siamo tutti positivi. What?
Sì, guarda verso il basso e c'è tipo sordo che era senza pantaloni. Sai? Ma scusa, a che ora sei salito? All'1:30. Eh no! Perché all'1:25 c'è il giro di baciamento di culi. Sai che loro sono come la massoneria, no? Si inchinano e si baciano il culo a tutti. Per questo mettono la mascherina. Oh, comunque io adesso farò quello negativo. Negativo! Però mia moglie invece, che è una propositiva, erano 2 anni che non tornava a Milano, non vedeva l'ora, eccetera, mi fa: Milano è triste. È triste, è proprio triste, brutta. Brutta, triste, triste, proprio triste. È negativo. Perché sei arrivato tu? Ma non è vero! È stata allegra fino a ieri? No! Fino a ieri proprio ti regalavano le trombe di Milano. A Milano manca proprio la vibrazione. Una volta andavi in giro, c'era l'aperitivo. Perché una volta era Milano da bere, poi è diventata Milano da pippare negli anni 2000. Adesso è Milano da coltellata. Adesso è Milano da scippare. È Milano da riprendersi, perché dopo aver bevuto e pippato, adesso un attimo. Manca qualcosa. Sembra smarrita Milano. Ci vuole la sostituzione etnica. Esatto. Allora, già il milanese si è estinto, è stato rimpiazzato dal però dai wannabe calabrese, però fanno i wannabe milanesi. Invece portiamo qua dei boy portoricani che fanno festa. Bravo! Vignotte e cocaina. Allora, ci sono le comunità latine a Milano che sono in Viale Padova, solo che si ammazzano col macete. Invece no, dovete fare la festa, la fica. Dobbiamo andare a prendere il cubano, sai che il cubano è sempre allegro. Non c'ha voglia di litigare il cubano. Io sono abituato a Miami, dove scoppia il Black Lives Matter, no? Vi ricordate? Sì. In tutte le città d'America, quelli di colore incazzati hanno incendiato, rotto, sfondato vetrine. Basta, è ora, tocca a noi. A Miami invece è andata così, ve lo giuro, non sto scherzando, e Paolo è testimone. Sì, sì. Parte un gruppo di persone di colore, vanno davanti a una vetrina, gli danno un pugnetto, poi si guardano e fanno: sono stanco, andiamo a farci una birra. Ma sì, dai, andiamo a farci una birra, se ne sono andati. È il clima quello, il clima. Ma sì, ma aiuta, la gente, qua è triste, triste. Sì, sì, è triste, triste. E poi signor Sala, caro sindaco di Milano. Sala è il nome, Cadula è il Cadula cognome. E chi ti si incula è il motto. L'acronimo. No, ma ragazzi, ma cosa ha fatto? Ma cosa fa? Un disastro. Non lo so cosa fa. Allora, io ho provato a godermi innanzitutto la parte ciclabile di Milano. Allora, ti trovi o contro un muro o investito da una macchina, e poi i marciapiedi per le persone normali che vorrebbero camminare sono strettissimi. Cioè, tu sei in bilico tra le macchine che scorrono da una parte e i pazzi in bici. Vabbè, però non ti va mai bene niente. Oh, ma poi, ma scusa, a un certo immagina punto quelli in carrozzina che finisce, sono bipide, finisce il marciapiede, sei in balia del nulla, lì devi buttarti, dici: mi faccio investire da una bici, mi faccio investire da un scusa pullman. Allora Marco, hai appena detto che è una città noiosa, questo contribuisce a dare un po' di sale, un po' di suspense. Certo. Infatti lui si chiama sindaco Sale. Non perché Sala mette, no, perché sale, perché allora ragazzi sale. Io a questo punto sono disposto a ritornare nella mia città natale solo se mi proclamate re. Io voglio fare il re. Tu fai la regista. Una monarchia. Io pigliangulo. Una monarchia. Perché c'è una notizia correlata. Perché non specifica giustamente che ormai non c'è più il sesso. Cioè il sesso è generico. Non c'è più l'uomo che fa una roba alla donna, o la donna che fa una roba all'uomo. O l'uomo che fa una roba all'uomo. Cioè questa notizia che, vabbè, io la dico in zoese. Il pompino fa bene. Cioè, sì, a me fa benissimo. No, bene per giorni. A quello che lo fa, non a quello che lo riceve. Ma io continuo a dirlo a mia moglie. Ragazzi, è uno studio scientifico, non sto scherzando. Stamattina ho discusso con mia moglie, con la Puccioni e tutto. E alla fine gli scienziati, i ricercatori hanno dimostrato l'esistenza di un elevato grado di correlazione. Ascoltate bene, donne, voi che dite tra benessere psichico. Quello lo dicono mentre lo stanno facendo. Tra benessere psichico e assunzione di liquidi seminali. Capisci? Ben bel ciupito. Che contengono serotonina, melatonina, cortisolo e tutta una serie di ormoni capaci di migliorare l'umore e di combattere l'insonnia. E per quello che stiamo lanciando questa nuova bibita. Fai un si chiama Pompino. Si chiama Pompinello. L'ho trovato. Sardegna. Vedi? Pompinello. L'abbiamo lanciato, preso. Sta andando. Infatti i sardi sono straordinariamente longevi. Ma scusa, ma tu a questo punto devi candidarti come presidente della regione. Ma ci sto lavorando. Ma lo so. Ero ad Olbia, ero al palazzo della regione, a Cagliari. Vedi. Tempo al tempo, amici. Bravo, vedi, Pippo, bravo. La mungitura rende felici. Comunque sì, non è la mungitura. Vabbè. Ma no, ma in generale rende felice chi la pratica e chi la riceve, capito? No, e chi se ne nutre. Però il discorso è tutto correlato, credo, al fatto di assumerlo, cioè nel senso in qualche modo di ingurgitarlo. No, ma leggi bene, guarda che è scienza. No, ho letto, però nel senso se tu somministri una fellazio senza poi, diciamo, nutrirti del succo dell'amore, esatto, non ti fa bene. Capisci? La mia moglie sta ascoltando. Vampiresse. La moglie sta prendendo appunti, la cosa è grave. Sì, ma non agli altri, Come a me. Bisogna variare il nutrimento, sembra solita cosa stufa.
Cioè, non è che può fare solo la dieta mediterranea. Ma cominciamo dal mio, poi magari più poi avanti. Poi passi al cazzo verdure, cazzo minestrone. L'integra cazzo, che è quello quando ti manca una vitamina B. Mamma mia, mamma mia. Sì, allora, a proposito di tradimento, poi c'è una notizia correlata che dice: chi sono i maschietti con cui le donne italiane tradirebbero volentieri il marito? A che punto sono io del classico? Non ci sei. Allora, cioè, non mi interessa. Luca Argentero ancora. Ma l'uomo, ma perché è brutto Argentero? Ma non è neanche bello. Ma è brutto Argentero. Ma c'ha, gli occhi separati, sembra sembra Monella. E troviamo il difetto d'Argentero. Troviamogli un bello uomo. Ma Alberto Angela no, però, dai. Ma adesso Alberto Angela non ce l'ha addosso. È bello Alberto Angela. Ce l'ha enorme Alberto Angela. Cosa c'entra? Sai che lui mette quei pantaloni anni 90? No, lui ha lo ziggurat, lo Io sai. Cerco di smontare. E voi, voi siate no, sinceri. No, però Alberto Angela non me lo puoi toccare. Chi è, Rudy El Colti? Non so chi sia. Mister Italia. Che cazzo è? È Rudy El Colti. Vabbè, comunque, tutti belloci. Ma mai, una che dica Paolo Noyes, lo voglio grass, brut, gum cord, terrone, maledetto, scarafaggio, la bar, puz. Uff. Niente. No, questo è Raul Bova. Vabbè, Raul Bova. Ma basta. È un bell'uomo. Ma scusa, il mondo è cambiato. Mo la musica... Infatti c'è anche Roberto Bolle. No, chi è Roberto Bolle? Roberto Bolle è il grande ballerino. Ma di fianco c'è anche scritto no. Come no? No. Mi piace. Biagio Antonacci? No, dai. Beh, bello, Biagio. È un classicone, è un classicone, no. Biagio. No, vabbè, tu ti ficcheresti Biagio? È sempre stato. Ma Biagio c'ha la gamba lunga. Se lei... È un porto sicuro, diciamo. Ma no, ma che tristezza. C'ha la gamba lunga col tacco spacca. Posso dire, ragazzi, che mi sembra una classifica stilata comunque da ultra sessantenni. Sì, anche secondo me. Perché Cannavaro è quello che fa la pubblicità in televisione. Sì, Cannavaro, no, Fabio. È una ruga con la maglietta. Cioè, è irriconoscibile. Io non lo vedevo da... Minchia, con la facciona. L'hai anche tu in quell'orgia con le 60. Sì, una volta era bello. Vabbè, comunque, Cannavaro, sì. Filippo Neviani in Arte Neck. Ci sta, bell'uomo. Però tutti vecchi. Sono tutti anziani. Sono tutte delle baracche della vostra età. Mariano Di Vaio, non so chi sia. È Preziosi, Preziosi, no? Quello là. Preziosi. Grandissimo Preziosi. Specci nervosi, è lui. No. Ma però non c'è neanche un trentenne in questa classifica. No. Come mai? Forse perché l'hanno chiesto a donne. Argentero, no? No, ma i trentenni non sa. Argentero c'è a 59. Ma cioè. Che cazzo Argentero c'è la mia età, c'è 50 anni. Ma 50 almeno. Ma sì, un vecchio. Allora, secondo me è del 77 Argentero. Beh, comunque un vecchio di merda anche vecchio, 77. 78. 78. Non c'è nessuno di giovane, vero? Quelli giovani non sanno chiavare. Ma infatti, è vero, è vero. Questo ne sai tu. Però ragazzi, i giovani sono in grado di regalarci delle grandi soddisfazioni televisive. Infatti sapete che è finito per noi. Fabio è arrivato quasi alla fine. Stiamo rallentando per colpa di Fabio che non ha ancora visto tutto. Allora, io vi avviso, noi vi diamo tempo ancora una settimana a tutti gli ascoltatori di guardare Ragnarok dalla prima all'ultima stagione. Esatto, esatto. Poi iniziamo a spoilerare, sono cazzi vostri. Anche perché l'argomento, la discussione legata al finale di stagione sta prendendo il web in maniera pesante, si sta espandendo. La gente sì, sta in quattro addirittura hanno discusso. No, la gente sta litigando. Sta litigando, esperti sostengono che è stato geniale il finale, secondo me è una porcheria. Invece altri dicono che se lo sono inventato di sana pianta giusto per giustificare la pochezza scenica. Comunque noi andiamo avanti. Ma io sono arrivato alla puntata 3 e ci sono alcuni dettagli che devo dire mi hanno colpito. La borsa di pelle per portare il martello, quello lì è veramente quella è bella, quella è bella. Perché lui va in giro. Ma poi io devo capire una roba, il martello peserà 6.000 kg. Sì, no? Esatto. Non per lui, per lui è un grammo. Ma poi scusami, allora, io era già finita lì. Era finita. Dal momento in cui tu hai in mano l'arma più potente del mondo, sempre. Perché dovrebbe litigare coi nani, coi gigantonani? Giganti, sì, che poi sono alti un metro. Ma perché dovrebbe esserci una rissa fra di loro? Scusa, cioè, non ha senso. Allora, lui ha vinto tutto, basta. No, no, non ancora. Allora, il Ragnarok prevede lo scontro eterno fra bene e male. Sì, okay? Sì. Quindi sono i giganti contro gli dèi. Corretto. Lui è Dio, gli altri sono giganti. Sì. Lui ha fatto il martellone, esatto. Tutto lo martelluta che nessuno lo può contrastare. Sì. Ammazza quei tre stronzi e finisce. Finita, infatti. Perché non li ha accoppati? Ma poi vogliono rubargli il martello, ma lo può usare solo lui, quindi non ha senso rubare il martello. Nessuno di voi si è focalizzato sulla mano finta di quello che ha perso la mano, ma il martellone. No, aspetta! È una finta mano robotica col braccio molto più lungo, perché si capisce che è messa sopra l'altra mano. Aspetta! E non si muove! Perché questi due sono due dei che diventano famosissimi perché sono dei. Una diventa famosa perché è andata a Temptation Island. E aspetta, dice ho 160 ho 150.000 follower, mi sono pochissimi. E l'altro alle Paralimpiadi. Aspetta, aspetta, poi io devo capire i due che stanno di fianco a Odino. Quelli che si ubriacano sempre. Perché ricordiamo che Odino per vedere per è un fattone con una si fa le canne e quello di fianco si fa le birre. Eh sì. Ma che cazzo di serie è? Comincia a essere abbastanza il mio mito, cioè io vorrei trascorrere più tempo. Tu sei Odino. Io sono Godino, ma faccio lo spinellino per vedere un futuro. Sentiamo cosa è successo all'interno di Schianchia Fiaff.
Un passo alla volta, è così che i dèi e gente normale fa le cose. Sì. Ma è difficile vederli, e mai come adesso il bene e il male oscillava dalle parti. Mm. Il giovane dio del tuono aveva forgiato che poi il fratello gli ha detto di non farlo, che poi non doveva usarla. Ma poi ha fatto un patto. Gli dèi si sono litigati, i giangantni hanno i soldi, i barboni sono solo e lui è più fico coi muscoli e si scopala giagantanana. E poi c'è una creatura giante che sembra mega cazzo bianco e che prima era un mini pollo senza piedi. Sì. Ora mo sono cazzi. Che sigla? Ragnarok 3. Ragnarok. E qualcosa a casa dei giganti a casa dei giganti nani. Uè, quello c'ha la martellone. Sono cazza nane, ci pensa ieia. Ci freco la martellone mentre dorma. Ma come fai che mica dorme qua nella casa bella nostralina? Sine, ci pensa ieia. Ci dico che voglio fare roba, poi lui vive e futte, e quando si curca ci freco la martellone e noi lo miziamo. Uè, si proprio zoccola, Nane, so furbacchiona. No, si zoccola, sole. Vabbò, so zoccola. Intanta nella casa barbona con la mamma montrongolona, sì, e molto. Il fratello scacchioncello Liepez si fa fico. Uè, fratello, che affice? Ma bacio con quelle dei paninette. Sì, lo vedo, ma non puoi baciarti e fare roba su nella cameretta tua. Voglio vedere la TV che ci siete voi che fate roba davanti, mi fa schifo, scusa. Uè, che sì, omofobica? Sì, merda, come ti permetto? Noi ci amiamo. Ma tu sei sicuro che non fa striscia la notizia? Perché mi sembra proprio... Sì, comunque non mi frega che vi mate. Ma vi toccate di cazzarelle mentre voglio guardare il TG, non è cosa. Fregate, siamo innamorati, di rompere. Anzi, ma pigliamo. Come pigliate? Io voglio vedere l'OTG! Uè, ma basta sta musica alla mochecca! È la nostra canzoncella. Mi fece schifo proprio, una roba brutta, vera. No. Questo non è ballare. Questo non è ballare, ve lo state pizzando il tuo culo! Basta ficcarvelo il tuo culo! Intanto nello fiordo c'è il mostro cazza gigante mega pollo che si mangia le persone a caso che camminano. È vero. Che bello camminare in santa pace per le bellissime strade attaccate alla riva del fiordo. Una natura incontaminata, stupenda. Senti che buon profumo di... Che strano odore. Come di mostro. Fastino. Cazzo! Un cazzo gigante pollo spennato ha mangiato una vecchiarella. No, che tragedia! Tu fai striscia la notizia, di la verità. Stiamo vicini. Sempre meno senso, sempre meno soldi e idee, sempre più pochezza attorale, assoluta ed insensata dissociazione dalla realtà narrativa originale. Tutto questo è Ragnarok 3 e qualcosa. E qualcosa. Mamma mia, ma che pochezza, che tristezza, che roba brutta. Però c'hanno sta libidine per le lenti a contatto, che l'hanno tenuta anche nella terza stagione. No, ma il fratello cacchione, lui che è proprio... Mamma, mi dà un fastidio. Qua ci spinge però, Sì. Tutto a bionde si fa. Mamma mia, al momento bocchina, del balletto ho trovato anche la canzone giusta, era questa. No, stavo leggendo questa tizia che ha speso 150.000 euro... per farsi allungare le gambe di 14 centimetri. Ma le ha fatte lunghissime. Ma la roba... Vabbè, un po' è la foto che esalta. Ma non è umana! Ma no, perché scusa, poi mette anche i tacchi? Non lo so, si vede che... Paolo, però le potresti farci un pensiero. È la Madonna. No, ma dico... Ma più alto di così. Poi sono deformi. Beh, 14 saresti quasi umano, Cazzo, 14 sono così.
Cazzo, così spara. Così avresti delle gambe da essere umano. Cioè, il busto sarebbe l'altezza giusta. No, è troppo sproporzionato. Facciamocela allungare, una io e una tu. E poi camminiamo vicini. Fate le M&M. Vicini. No, dobbiamo andare a fare delle robe in moto io e Paolo. E niente. Tipo cosa? No, dobbiamo fare delle robe in moto. Volevamo salutarvi adesso perché non si sa mai. Poi. Anche perché te la moto lì. Io volevo ricordartelo stamattina. È la pronipote di quello stesso modello che la chiamavano la bara. La bara, la Kawasaki. E non era un complimento. La Kawasaki vuole farci provare queste due moto nuove. La Z600. Che sono bellissime, cioè è un po' un reprise di quelle... Di quelle che hanno fatto morire i motociclisti precedenti, ok. Quindi ci hanno detto... Quando me l'ha detto, ah, c'ho questa moto, quando l'ho visto ho avuto un attimo la sensazione... Ma cazzo ma c'è morto quello, quell'altro, quel mio zio, mio nonno, tutti. Ragazzi, posso permettermi? Prego. Come Tom Cruise. Bello. Che senso? Faccio una previsione. Fai una previsione. Ah, come la previsione. La stessa fine. Io e lui? Vicini? Sì, eh? Sì, vabbè. Ma, però dai, tanto Milano è tutta zona 30, dove cazzo devi andare? Fai semaforo e sei tranquillo. Però può succedere di tutto. Magari arriviamo a quel famoso incrocio di cui vi parlavo, dove c'è il pedone, coi cani, quello con la bici elettrica. E la Z600. La barzelletta. Lì finisce proprio. Il fantasma formaggino. Un impasto unico e facciamo il continuo di qualche robot strano. Tu portati un crocifisso e poi nessun problema. Perché quello ti difende, Marco. Cioè, io che devi mettere il casco? Sai che non riesco a trovare una posizione. Cioè, nel senso. Prova così? No! Nel senso che una volta l'avrei risposto in un modo, oggigiorno, con tutto quello che viviamo, cioè il crocefisso, credo che sia l'ultimo dei problemi. Ma se posso fare una precisazione, è una legge totalmente, cioè una proposta di legge totalmente inutile perché non è mai stato abolita. Perché la parrucca? Non lo so. Sì, oggi è. Perché tutte le volte che parlo, Paolo, mi interrompi? Dai, falla parlare seriamente. Prego. È una legge che non serve perché il crocifisso non è ancora stato tolto dalle aule fondamentalmente, anzi la sentenza della Cassazione del 2021 prevede. Non riesco a guardarla. Sei uno straccio. Siamo in scuola a decidere. Sei uno straccio di merda. Sei uno straccio di merda. Come mai? Leti, sei a recupero. Io un po' vi odio, però. Ma perché i capelli alla... Lo sai che questo è un brutto posto, Leti? Sei un po' megalomane oggi. Non lo so. Quindi il crocifisso, stavi dicendo, non è mai stato eliminato. Mai. Non riesce più a essere serio. Ha fatto la zecca. Sì, però Leti, posso darti un consiglio? Quando sei uno straccio, fatti il muccetto. Ti fai il muccetto con la matita. Ma sai che assomigli tantissimo? Assomiglia. Ma non era uno straccio prima. Assomiglia. Non c'ho neanche l'elastico, maledetti. E si collegava alla notizia precedente. Il crocefisso, quindi. Cioè, quindi niente. No, perché la Lega ha chiesto di fare una nuova legge che prevede anche la multa. Ma non possiamo. Ma non possiamo scrostare dalle palle il Vaticano, così abbiamo risolto tutti i problemi del paese. No, ma il problema non è il Vaticano, si fa i cazzi suoi. Ma non è vero. Il Papa ha detto: avete rotti i coglioni a fare le cose in nome di Dio. Dio, se vuol fare qualcosa, la fa. Se no, non sarebbe Dio. Quindi smettetela di fare le cose in nome di Dio, che ne sono già state fatte, soprattutto tante comunque porcate. Ci sono delle incongruenze, secondo me, che proprio non stanno più in piedi nel 2023. Cioè, tipo... Il crocifisso. No, vi faccio un esempio. Cioè, allora, sapete che io ho avuto dei problemi per un anno circa, no? Dovevo vendere la mia radio, la parte del mio socio. Alla fine, gli unici che si presentavano, ma proprio con soldoni pesanti, sono le chiese. Vabbè. Certo. Cioè, ma scusa, Gesù era un poveraccio, era un barbone, faceva i discorsi su delle pile di legna. Ma la chiesa è gestita da uomini. Ma, scusa, appunto. Allora, io ho una proposta molto veloce e non voglio essere blasfemo. Adesso capite perché io non credo in niente che riguardi la chiesa, non credo in niente che riguardi la scienza, perché sono uomini e gli uomini sono delle merde. Bravo, umanizziamo la figura iconografica, ok? Sì. Perché è sempre sul crocifisso, sofferente, poi anche nelle scuole vedere un uomo che soffre. Che sangue. Mettiamo in una chitarra. Mettiamo in bicicletta. Anche quello girato di spalle, il viandante. Potrebbe essere anche un po' Gesù che va via cantando. Certo. A me piaceva l'idea della chitarra e l'altro con la tastierina anni 80, quelle che si fa la prosa, la cosa da Altman Warrior. Credo che questo si chiami blasfemia. No, è l'umanizzazione. L'importante è ricordare che lui si chiama Paolo Federico Nocito. Esatto. Di appendere i crocifissi in tutte le scuole, i treni, aerei e uffici della pubblica amministrazione. Pena fino a 1.000 euro per chi non appende il crocifisso o lo rimuove. Ora, in un momento in cui siamo preoccupati per le migliaia, le decine di migliaia di sbarchi che si verificano sulle nostre coste, per l'inflazione, la proposta di Matteo Salvini come
ogni volta è appendiamo i crocifissi. Che io non sono particolarmente religioso, ma a che cazzo serve? Facciamo più figli? Produciamo di più? No. Risolviamo i problemi della sanità? No, no. Non lo so, non voglio dirvelo io, non voglio mettervi la pulce nell'orecchio. Apriamo le linee, voglio sentire la vostra posizione. Crocifissi nelle scuole, andiamo, dai. Andiamo da Effisio, Effisio, dalla provincia di Cagliari. Vai Effisio, crocifisso, vai. Come sbatte un cazzo. Non vogliono farlo, faccia estera, è una cosa di cui proprio un problema che non... Ma pensa che sia utile alla... Utile no, certamente no. Siamo a cosa serve? Stato laico, perché dovrebbe essere utile. Però insegniamo e religione, quindi... però insegniamo religione nelle scuole. In un mondo giusto, se tu vuoi mettere il crocifisso, devi anche mettere dei simboli... Ad esempio, islamici, buddisti o di tutte le altre religioni. Non dovresti insegnare religione cattolica, ma dovresti insegnare io voglio, io vorrei ad esempio, io vorrei ad esempio un calendario di Pamela Anderson con la fica pelosa. Questo corrisponde alla mia religione, perché io ho passato almeno 12 anni della mia vita a venerare la fica pelosa di Pamela Anderson. Secondo lei potrei chiedere di appenderla in un ufficio della pubblica amministrazione, secondo lei? No. Non posso appendere la fica pelosa di Pamela Anderson. La pubblica amministrazione no. Perché no? È perché ho scelto. Chi l'ha detto che ho scelto? Lei l'ha mai vista la fica di Pamela Anderson? Come si permette? Brutto pervertito, invertito contro natura. Ah, torni a guardare i galli che si curano. Dai, ciao, ciao. Andiamo da Alex, dalla Romagna. Forza Alex, crocifisso nella pubblica amministrazione. Oh, per me possiamo tagliarlo a metà il crocifisso, lo seguiamo. In che senso, scusi? Lo seguiamo a metà, poi ci facciamo delle casse da morte con, tutto il legno che rimane. Quindi lei è per riutilizzare in modo ecologico il simbolo più ampio e più grande della religione cattolica? Ah, digli che si incurono. Però la mia domanda è questa. Appendere il crocifisso nelle scuole, negli aeroporti, nelle stazioni, si tradurrà in un qualche beneficio per il nostro paese? Questa è la domanda. Ma non serve un cazzo, ma se uno vuole andare a pregare va in chiesa, se uno non ci vuole andare va a farsi delle pugnette, basta. Quindi scusi, la sua alternativa è o vado in chiesa o mi faccio le seghe. Il suo slide indoors, lei si trova in una piazza, gli piace una chiesa, gli piace una cabina del telefono e dice entro, faccio una preghierina oppure vado nella cabina e mi faccio un raspone. Questo è il suo slide indoors. Ah, andrò nella cabina, cosa vuoi mai? Sì, questo l'ho capito, questo che era un segaiolo tipaturo perverso malato mentale sessuomane. Questo mi era molto chiaro. Alla fine è una cosa normale. Va bene, mi ricordi di segnalare il suo numero a tutte le autorità? Cerchi di non lasciare il paese, eh? Non opponga resistenza quando la porta in manicomio. Arrivederci, no, pazzo! Pervertito, pazzo! Arrivederci. Facciamo un salto a Grey School per vedere come sta l'amico mio, la luce dei miei occhi. Grazie. Gioia e saluti a te, amico mio. Oh, ciao Giuseppe. No, dai, ma che cazzo è successo ancora? È a casa, l'hanno sospeso da lavoro. No. Sai che è venuto fuori anche un po' di casino là per la storia che avevi chiamato in azienda? Sì, avevo chiamato, sì. È successo il macello. E adesso, l'hanno sospeso di nuovo. Non penso ci siano. Sarà molto, molto arrabbiato di questa cosa. Sì. È uno psicopatico. Si mangia i cani che c'ha a casa. Non so che cazzo. Mi auguro di no. Mi auguro di no, più che altro per i cani. Di lui non mi frega un cazzo. Va bene. Quindi, niente, proverò a richiamare. Parlo più avanti, la prossima settimana. No, richiama in azienda, così dai la botta definitiva. No, perché non ne posso più neanche io. Ma anche tu sei abbastanza stronzo come amico, però. Scusa. Ma scusa un attimo, ormai l'ho toccato. Ho rischiato anch'io di andare in merde varie per cazzi suoi che non voglio neanche sapere. Cioè. Va bene, dai, va bene. Adesso troverò un modo per rintracciarlo. No. Un abbraccio. Buona settimana. Ciao. Sentiamo Ada, super baciabile, religiosissima, vai Ada. Sì, è una cazzata. No, è una cazzata. Lei è religiosa, è cattolica, è credente? Spero di sì. Sì, però nonostante questo pensa che sia una cazzata. Sì. Sì, perché perché ci sono cose più importanti. Più importanti, forse. Ok, diciamolo, non serve... Tipo mio figlio che mi rompe i coglioni di prima mattina con ste cazzate. Quella testa di cazzo di suo figlio. Sì, quel coglione. Mirko, quel coglione, quel coglione. Sì, ma io sempre ce lo dico a mamma. Ma guardi signora che da un albero di pere mele non ne nascono, signora. Tanto così devi finire sempre che sei il supereroe della situazione. Ma io sono il supereroe, signora, indosso anche le mutande sopra i pantaloni stamattina. Vabbè, contento buona cazzo. Vita. Arrivederci, salve. Arrivederci. Andiamo da Palmira, via, di la tua. No, non sono tanto di chiesa, quindi no. Non è tanto di chiesa, come mai? No. Come mai? Satanasso, come mai? Con la chiesa proprio non ho... Vecchia strega bacheca, lei è una vecchia strega bacheca, dica la verità, è una strega bacheca. No, ne ho subite dalle suore, Che cosa ha subito dalle suore? Dico. No, vabbè, sono tremende le suore. Sono tremende? Cosa fanno? Sono suore ninja. Nel collegio ti obbligano a
a fare alcune cose. Ad esempio, e... ad esempio? Ma che ne so, non ti lasciano andare in bagno, devi mangiare tutto quello che ti portano perché a costo di vomitare, e quando sei piccola, insomma, le cose... Ma scusi, non ho capito, lei dove è stata in collegio? Ad Alcatraz? No. Che cazzo ridi? No, dalle Canottiane. Dalle Canottiane? Sono quelle sbracciatissime, le tizie di fuori? Canottiane. Ah, Canossa è stata lei. Canottiane. Vabbè, signora, okay. Torni lì a leccarsi le ferite, eh? Evochi Satana, vede se riesce a tirare fuori qualche dio sumero dalla borsa, eh? Va bene. Arrivederci. Okay. Arrivederci. 666. 666. Arrivederci, Satana. Va bene. Chiudiamo con Egidio. Egidio da Parma. Vai, Egidio, in conclusione. Dai, 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 dai. Io penso che siamo in uno stato laico, quindi a me della Chiesa non me ne frega proprio un cazzo. Però la politica può modificare in qualche modo la Costituzione. Sì, può modificare in modo che la gente abbia deciso di votare dei coglioni. Ecco. E dei democristiani del cazzo. Democristiani del cazzo, che però hanno governato questo paese per oltre 50 anni, quindi vuol dire che questo è un paese di democristiani, no? No, un paese di coglioni, che diverso. È un paese di coglioni, su questo potrei anche essere d'accordo. Ma non c'entra un cazzo con il nostro Stato è stato laico, non c'entra. Le radici cazzo. Cristiane, le radici cristiane. Sì, ma le radici cristiane ve le potete ficcare nel culo, che non c'è nessun problema. Come? Questa è blasfemia. Come faccio a infilarmi le radici cristiane nel culo? Questa è blasfemia, che posizione è? Che puoi anche non mettercelo, ne bastardo. Cazzo, no. A me non me ne frega un cazzo. Intanto io prima o poi, quando avrò 50 anni, sì, me ne vado via da sto paese di fascisti del cazzo. In Polonia, vado a fare in culo. Allora non aspettare i 50 anni, vacci adesso a fare in culo. Ciao, 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 va a partire. Un po' confuso, ragazzi. Bene, dopo questo simpatico giro di opinioni, ci siamo forse resi conto che la proposta di appendere il crocifisso da tutte le parti non serve a un cazzo di niente, come avevamo detto nell'introduzione. Però, massimo rispetto per tutte le religioni, compresa Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, che è stato un grande, Maurizio Costanzo e naturalmente io, che sono il padre di tutti gli dèi. No. Chiamatemi Zeus e venite a ciucciarmi la saetta. No, ragazzi, la soluzione è una sola. Allora, monarchia. Io re e tu regina. Angolo, va avanti. E tu fai il giullare. Con la chitarrina. Ne possiamo discutere. Puccioni, tu invece stiri le camicie. Così è deciso, l'udienza è tolta. Puccioni, no parrucchiera. Cari ascoltatori, i componenti dello zoo si fermano per qualche minuto. Sì! E ne approfittano per toccare il culo di Mazzoli. È talmente fortunato, Madonna, che dicono che porti bene. Sì. Puccioni, vai. Inizia tu. Vai, Puccio, vai. Scorreggiato. Fai schifo. Sì, so. Beh, Carlo, nel senso che ho assistito a serate con nomi importanti, c'era DJ di fama internazionale, si ballicchiavano, sale lui che fa tutte ste robe un po' bulicce, la gente impazzisce. Lo so, ma piacciono tanto. Quelle serate dove vai te? Te vai apposta, diciamo. Certo, sono tutti come te, col pantalone come te. Stavamo discutendo, siccome c'è stata una fiera recentemente ad Amsterdam con tutta la tecnologia delle radio, no? Le varie proposte nuove, tutto digitale ormai, touchscreen, molto bello da vedere, ma secondo me da utilizzare certe robe proprio non hanno senso. Non è allora possibile. Mi hanno affittato un appartamento qua vicino, no? Per star qua una mesata qua a Milano, sì. Ed è tutto smart. Cioè c'è un monitor, come si chiama quando con sono... la domotica. Con la domotica. No, raga, è una roba e impazzisci. Allora, per accendere la luce 6 ore ci metti. C'è la luce, l'interruttore, tic tic, accendi spegni. No? Lì praticamente devi toccare sto schermo, compaiono dei quadratini colorati, no? Illuminati. Sì. E tu devi ricordarti, perché non c'è scritto cosa, cosa fa. E devi stare 3 ore, passi il dito e poi va su e giù. Questo perché da fuori a Milano sembra un po' quel presente vivente, capito? Una roba. Poi palazzo si accende. No, il raffreddamento o il riscaldamento di casa è tutto attraverso questo monitor. E io dico: ma perché? La levetta! Una volta la levetta, mettevi freddo, caldo, fine. Ventola su, ventola giù. No, lì devi cliccare, attendere collegamento col sistema di cervellone. Allora, a me è capitato una volta di andare in un hotel che aveva la domotica, ok? Sì, sì. E comandavi il riscaldamento, luci con il battito delle mani, ok? Allora mi sono messo un concerto di maglioni. No, alla fine eravamo a pecora con mia moglie, scattac, scattac, due schiaffi sulla chiappa. Caldo, freddo, caldo, freddo. Temperatura 35 gradi meno 2, 35 gradi meno 2. Cioè, col battito delle mani no, ragazzi,
che metti caso. No, ma è una roba complicatissima, perché poi ogni roba che devi fare, attendere il collegamento col sistema giuridico centrale. Vabbè, stai. Secondo me ti stanno imbarcando. No! Poi cosa fai? Dopo un po' ti spazientisci, te ne vai. Ieri notte praticamente avevamo l'aria condizionata a meno 15. Sono svegliato con gli orsi polari, c'erano di fianco. Il mio cane. Ma perché è un domotico che ti devi alzare per andare al pannello? Sì, certo. Anni 80. No, no, non è una roba vocale. No. Ah, non è vocale! No! Cioè, scusa, spiegami la domotica, invece di andare a schiacciare un interruttore. Corretto! Schiacci uno schermo. È una tortura. È la paradomotica. Ma... allora dico, figa, un attimo provo a staccare tutto. Apro l'armadio, c'è un cervellone, sembra la NASA. Aspetta, e dentro c'è uno con uno specchio che vede che tassi stai schiacciando. E non è l'interruttore. C'è un nano dentro. C'è il nano che va nei condotti dell'aria condizionata. Corre, 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 accende la luce della cucina. Ma porca, adesso hanno fatto i mixer delle radio tutto touch. Sì. Ma è una porcata. Certo che è una ma porcata. Ma non puoi lavorare così. Non puoi. Cioè, Pippo, che è un regista con i controcoglioni, lui è un polipo. Devi sentire. Ma devi sentire, ma è normale. Poi Pippo, che comunque è uno sporcaccione che appoggia il caffè sul mixer. Farebbe parte. Più che il caffè appoggia il cazzo un po' dappertutto. Quello a livello partire. Ci sta, guarda. Vedi, ma sapete chi è che spinge verso questa virtualizzazione? Quella merda di Bill Gates, lo odio. Tutte quelle persone che sembrano rettiliani, cioè gli alieni. Perché mettendo tutti questi computer poi ci sarà la rivolta delle intelligenze artificiali. Che prenderà il controllo del mondo e vedrà che, guarda che tutto quello che è stato raccontato, che sembrava pura fantasia nei film, se ci pensi, pian piano si avverano le cose, no? Quindi Matrix, secondo me, il tubo non sarà in testa ma sarà in culo, ma secondo me a un certo punto l'intelligenza artificiale prenderà possesso del mondo e noi serveremo solo come batterie. Ma guarda che è già così se ci pensi. Cioè, io per esempio sarò un gasdotto, io scorreggio, noi... cioè a me lo mettono in culo il tubo, io ti alimento la città. Noi fondamentalmente siamo già batteria. Guarda il tuo telefono, tu utilizzi il telefono, utilizzi i social, le varie applicazioni che in realtà raccolgono dei dati che servono a movimentare dell'economia. Quindi tu sei già una batteria dell'economia. Ho notato una roba. Allora, io ovviamente adesso sono in Italia, il mio telefono sa che sono in Italia e mi manda le pubblicità italiane. No, ma parli tipo di materassi? Dici, ma Riccardo Corretto. È un po' scomodo questo materasso. E mi compare la pagina di Riccardo Corretto. Sì. Quello però mi sa che è Pippo. Però, perché tu devi fare come me. Io ogni noi tanto... Noi abbiamo l'Algor Pippo. L'Algo che... Pippo. Sì. Tu devi fare come me. Ogni tanto io lo metto in un motoscafo e lo mando a Malta. Un paio di giorni. Torna poi parlando inglese. Sì, torna parlando inglese. Anche maltese, ci sono le pubblicità loro, così non mi fregano. Io lo mando in vacanza 2 o 3 giorni. Mamma mia, ma dove stiamo andando? Che schifo, un mondo di merda proprio. No, che tra l'altro questa roba della tecnologia poi è senza fine. Io sono stato senza un fine, senza uno scopo. Sì. Io sono stato in Giappone, in questo albergo gestito da dinosauri robot. E tu dici, no, è una... Scusa? Allora, un albergo gestito da dinosauri robot. Cioè? Tu arrivi e alla reception ci sono 2 velociraptor così. Riconoscimento linguaggio. Buongiorno, italiano. Buongiorno. Pocket coffee. Pocket coffee. No, italiano pocket coffee. No. E tu fai tutta l'ordinazione. Ho una prenotazione. Prenotazione. Camera 204. Pip, pip, pip. Esce la chiave. Se hai bisogno di qualcosa ti fa tutta la piega. Se hai bisogno di qualcosa torni nel mesozoico. Poi si rimette a posto. E poi c'è un robot. Ma è veloce o avrebbe fatto più veloce un essere umano? Non lo so, cioè, doveva darmi le chiavi ma della se stanza. Non hai la prenotazione ti strappa la faccia. Sì, è quello il problema. Il problema è se non becca la lingua. Ah, cazzo. Taiwan? No. English? No. Danish? No. Island? Mica, no. È come servizio clienti. Quando ho perso la valigia, provi a chiamare e ti risponde il risponditore automatico, no? Due coglioni. Lo provi in inglese, in italiano, in spagnolo. Non funziona mai un cazzo. Alla fine devi continuare a dire operatore. E lui spaziente. A un certo punto dice, vabbè, ok. Allora ti passo l'operatore. Ma sei sicuro che no? No! Operatore! Allora ti passa una persona che poi solitamente è indiana, sì. E non capisce un cazzo. Oh, sì, signor, o io controllare. Dico, ma lei dov'è? Scusi, India. Ma che cazzo ne sai tu di Malpensa? Malo qui. Ah, malo, molto bello. No, tante. Tu vuoi che io ti manda reso in diario? No, io voglio la valigia, pezzo di merda. A me è successo in Spagna, avevo perso la valigia, ho chiamato, non riuscivo a capire, a un certo punto risponde l'operatore, mi fa, italiano, sì.
Cosa? Sto schiacciando tutti. Ragazzi, qua bisogna rivedere tutto. Dobbiamo tornare alle origini, bravo. Dobbiamo insegnare innanzitutto educazione civica ai più giovani. È importante, cioè, abbiamo perso praticamente tutto. Sì. Cioè, ormai questa roba, questa ricerca continua ad andare avanti. Abbiamo perso le basi. Quindi noi vorremmo partire dalle basi, insegnando delle storie importanti ai bambini che ascoltano lo Zoe 105. E noi non siamo soltanto dei coglionazzi che dicono parolacce, siamo anche educativi. Siamo anche bestemmiatori. Esatto, seriali. Ed è per questo che abbiamo istituito gli audiolibri. Oggi vi raccontiamo la storia della principessa Fessa e Sorata. Molto bella. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola. La principessa labbra di Fesse e Soreta. Fesse e Soreta. Questa è la fiaba della principessa, labbra di Fesse e Soreta. Ah, bel nome. C'era una volta, tanto tempo fa, un re che aveva due figlie molto giovani e molto belle. Sì. Un giorno, però, mentre era a caccia nel bosco, il re ammaccò per sbaglio il fuoristrada di una strega cattiva, la quale, furibonda, per vendicarsi lanciò una maledizione sulle sue figlie, scambiando la vagina di una con la bocca dell'altra. Brutto. Slabracalabra, urlò la strega cattiva, e la vagina della prima figlia apparve al posto della bocca dell'altra, e viceversa. Conti fatti, alla prima figlia non andò poi tanto male. Con la bocca della sorella fra le gambe, si mise a fare veri e propri numeri da circo sotto le lenzuola, e tutti i cavalieri del regno fecero la fila per trascorrere una notte con lei. Te credo. Alla seconda figlia, invece, andò leggerissimamente peggio. Per l'alito, soprattutto. Non c'era davvero modo di nascondere il fatto che avesse la ficca di sua sorella al posto della bocca, e per questo, tutti iniziarono a chiamarla la principessa labbra di Fesse e Soreta. Manco a dirlo, la principessa labbra di Fesse e Soreta era molto infelice. Era infelice perché, ad ogni ora del giorno e della notte, veniva tormentata dal puzzo di branzino alle bacche di ginepro della bagiana che aveva sotto il naso, senza contare le 7 camicie sudate per imparare a modulare le scorregge vaginali in modo da emettere parole di senso compiuto. Al colmo dell'esasperazione, e stanca di mangiare col clistere e vedere una specie di mostro alieno ogni volta che passava davanti allo specchio, la principessa labbra di Fesse e Soreta decise di andare nel bosco a trovare la strega cattiva. Ci credo. Un vampiro. Oddio, un vampiro. Urlò la strega cattiva non appena la vide. No. Non sono un vampiro, rispose la principessa labbra di Fesse e Soreta, ho semplicemente il ciclo. E fu in quel momento che finalmente la strega cattiva la riconobbe. Ora ricordo. Disse la strega cattiva, tu sei una delle figlie di quel pezzo di merda che mi ha ammaccato il fuoristrada. Sì, sono io, rispose la principessa labbra di Fesse e Soreta, bagnando con calde lacrime la bagiana che aveva fra le guance. Ti prego strega cattiva, aiutami, non ne posso più di vivere con una bagiana sotto il naso. Ci credo. Fai qualcosa, ti scongiuro, fai qualcosa. D'accordo. Rispose la strega, se è questo che vuoi, non avrai più una bagiana sotto il naso. Slabracalabra. Urlò quindi la strega cattiva, e la seconda bagiana della principessa sparì da sotto il suo naso, per riapparirle sulla fronte. Oddio, cosa hai fatto? Ora ho una vagina sulla fronte. Urlò sconvolta la principessa con la vagina sulla fronte. Sì. Ma fece appena in tempo a terminare questa frase, che a causa del ciclo venne colpita da emorragia cerebrale e schiattò sul colpo. Rise di gusto la strega cattiva mentre le tenebre calavano inesorabilmente sulla foresta. La morale di questa storia è che c'è un valido motivo se le streghe cattive vengono chiamate streghe cattive. Fine. Questo è vero. Avete ascoltato
gli audiolibri dello Zoo di 105. Sento più colto. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini. Comunque bastava, bastava un plagio, eh? Un plagio. Perché? Perché il testa di fica era in Stranger Things. Chi era testa di fica? Comunque, se ti dovesse venire una fica sulla fronte, fai la frangia tipo Pamela. È la vita che c'ho la fica in fronte. Prova a levarmela. Penso ad altro. Allora, Mauro ha trovato un film dove c'è una che ha l'ano al posto della bocca. E praticamente dei ragazzi vogliono fare delle robe brutte, gli abbassano le mutande e c'ha, non si vede, non si vede, ma c'è lei che corre col culo in faccia. Ma dove l'hai trovato? Me l'ha mandato un fan, me l'ha mandato un fan, ho detto ma questo non è bellissimo, me lo presentare mai, eh. Cazzo, adesso ah, ma è autoprodotto, una di quelle porcherie fatte in casa. Questa qua, guarda, c'ha il culo in faccia. No, vabbè, ma è una cosa orribile. Ma cos'è? È una roba. No, Marco, mi fa impressione. Anche, cioè, a me, una anche cosa a me, anche a me. Ributtante. No, a proposito di fare impressione, cioè, Paolo mi stava raccontando che adesso praticamente, sapete che ci sono le zingarelle che vanno a rubare i portafogli in metropolitana e Striscia la Notizia. E già lì quello ti fa ridere, cioè, non dovrebbe essere Striscia la Notizia, certo, a intervenire, ma dovrebbe essere la polizia, insomma. Però diciamo, la tendenza adesso era che è uscito anche un tormentone su TikTok, era quello di urlare borseggiatrice, filmarle e riprenderle col telefono. Cosa hanno fatto queste ragazze? Hanno smesso? No, hanno assunto delle guardie del corpo. Cioè, praticamente adesso hanno quattro ragazzi che le seguono, zingari, che picchiano tutti quelli che gli rompono. Ma c'è la foto di un ragazzo che è stato derubato e che si è incazzato, che l'hanno menato con tutta la faccia tumefatta. Però anche il ragazzo dovrebbe portare a sua volta una scorta. Sì, vabbè, cioè il Far West, ragazzi, il Far West. Ragazzi però, cioè, vi dico un attimo il mio punto di vista, perché ho un piccolo dubbio. Cioè, sì, io vado, sì, in stazione centrale, andata e ritorno tutti i giorni, ok? Okay. Io queste zingare non le ho mai viste. Mi puzzi. Sta venendo il dubbio di essere uno zingaro io. Eh sì, secondo me tu le allontani. Allora, bisogna puzzare, se non vuoi essere derubato in metropolitana. Perché loro ti guardano e vedono subito che non c'è niente da rubare. E a proposito, Fabio, grazie. Cioè, proprio sta servendo tanto oggi questo. Allora, studio. Fabio ha portato dal Giappone una specie di stick, uno allora, stick. Allora, è uno stick deodoranaso. Cioè, essendo impossibile dare, diciamo, un odore normale, quasi accettabile a Mauro, sì, ho pensato, come giustamente ci insegnano i giapponesi, di risolvere il problema alla radice. Quindi tu devi rollare sto affare dentro quindi le narici. Quindi tu ti profumi il naso, sì, e lui può puzzare quanto vuole. Vedi? Madonna, ma grazie, scusate, buonissimo. Ma poi, una volta, mi fai un regalo, puoi farti una doccia e deodorante? Oh. È che io sono contro il deodorante. Ma ci sono quelli naturali. Ma sono quelli naturali. Sì, cioè, è una roba, veramente fai schifo. Ci sono anche... Posso dirti, ci sono i bagnoschiuma senza sapone. Cioè? È vero. Sì. Si chiama acqua. Che non seccano la pelle. No, ma lui ha detto che lui si lava con l'acqua, ma non deterge. E purtroppo l'essere umano puzza. Però. Guarda che noi siamo delle carogne. Cioè, se l'uomo non si dovesse lavare, noi puzziamo più degli animali. Anche qualcuno è anche carogna lavandosi. Sì, però, sì, se sì, non vuoi sì, utilizzare prodotti chimici o comunque industriali, puoi fare come facevano gli antichi romani. Usa la cenere, usa la salvia, usa la lavanda. Posso darvi un altro punto di vista? Sì. Cioè, sono io che puzzo o è l'umanità che si è abituata a questo fighettume no, di deodorante? Tu che puzzi. Tu puzzi comunque, okay, puzzi molto. Sì. Comunque, tornando al discorso di prima, cioè, siamo alla follia. No, è una vergogna. Cioè. Certo. Allora, mia moglie ha paura di andare in giro perché tutti dicono, no, non portare l'orologio. Io ho amici che hanno magari l'orologio regalato dal nonno, che in macchina lo mettono sul polso destro per non farselo rubare, oppure lo mettono in tasca appena scendono perché hanno paura di essere derubati. Ma uno non può vivere così. Io ho visto la scena più bella del mondo l'altro giorno qua a Milano. C'era uno con lo scooter, sai che ti metti il telefonino per guardare la strada, lo attacchi. Gliel'hanno inculato. Ho visto passare questo con lo scooter con la mano. No. Il telefono nell'altro scooter. Ma perché? Aspetta, perché è passato uno col camion. Gli ha rubato il motorino. Certo. Roba, uno con l'elicottero. Gli ha rubato la certezza il della pena. Cioè, se uno sa che può fare il cazzo che vuole, non gli succede niente, è normale che vada in giro a delinquere. È così. Cioè, è normale. Beh, tipo, ho preso il taxi stamattina, il tassista gli ha detto a mia moglie: signora, chiuda il finestrino. Perché? Scusi, ho caldo. No, perché sta guardando il telefonino, non vorrei che gli facciano il telefonino. Che le rubino l'aria, perché siamo, adesso siamo a sto livello. Siamo a sto livello. Sì, sì, sì. Poi, devi vedere quelli che ma poi non funziona un cazzo. Allora, io dovevo andare a trovare un mio amico da casa, dove siamo, sì, a Parco Sempione, dovevo andare a fare una passeggiata con i cani. Taxi non esistono. No, non risponde Milano. Nessuno. Milano. Uber, ragazzi, Uber, per fare veramente 10 metri, 44 euro. Ma sei fuori? 44 euro. Si sono dovuti adattare, perché sono ho capito. Sì. Ma allora, come faccio?
faccio io a portare i miei cani in giro se le macchine, allora non posso noleggiare le macchine, quelle, quelle car sharing non puoi, no, alcuni tassisti non accettano i cani. E vogliono per iscriversi sull'app devi avere un numero di telefono italiano, e io scusi, io ho il telefono americano, qui non lo accettano. Ma che stronzata è, ma un turista che viene qui gli devi dare la possibilità. Ma adesso tu non puoi portare i cani sulle macchine. A quello non me ne fregherebbe un cazzo, perché proprio lo farei lo stesso. Vedi? Tanto per stare in tema, no? No, scherzo. Però adesso non vorrei essere ipercritico. Prego. Tendenzialmente. Ecco, però sì, da dove sei te, se più o meno ho capito dove sei. Sì. Allora, sono quattro fermate di verde, arrivi in Cadorna. Te, i cani. Non possono entrare. Sì, non possono entrare in metropolitana i cani. Ma ha detto di no. Io no, ma chi ti ha detto di no? Entrano. Però uno si fa degli scrupoli. Quattro fermate in metropolitana, 2 euro, scendi, sali in Cadorna, sei in Parco Sempione. Quattro fermate da casa e tua. E se mi rubano il cane? Non te lo rubano il cane. No. Beh, anche quello bisogna stare attenti, perché adesso sai che fanno l'elemosina con i cani, devi stare attenti. Sì, però vabbè, avete fatto un quadro però terribile, insomma, cioè non è proprio così. Sì, per forza di cose, per muovermi. Allora, ma poi ragazzi, Mazzoli ha vinto l'Isola dei Famosi, è più facile che rapiscano lui sulla metro, chiedono il riscatto. Ma va. Allora, io vado in giro col mio cane e tutti: oh, guarda, c'è Zac! Tutti Zac! Ah sì, ciao Marco, come va? Oh Zac, vieni, facciamo un selfie, fa le foto col mio cane, mi frega un cazzo. Allora, secondo me tu dovresti andare in giro con la borsa con i gettoni d'oro. Vai in giro. Sei sotto gli arcobaleni. No, ma quella è la comica più grande. Allora, io ho dovuto pagare 3.000 euro perché quando tu vinci i gettoni d'oro, Mediaset vuole marchiarli con il loro logo. Io dico, va bene, bello, ma l'ho pagato io. Cioè, scusa, allora metto la faccia di mio nonno. Ma perché devo mettere perché devo mettere il logo di Mediaset, scusami? Oltretutto quello vecchio. Cioè, una roba... 3.000 euro. Allora, tipo mi fa, allora, meno le tasse, va bene. Meno il tuo manager, va bene. Meno lo scooter di Paolo. Va bene. Meno 3.000 perché sono il marchio. Ma chi te l'ha chiesto di marchiarmeli? Ma poi perché? Chi se ne frega? Cioè, non è che uno li tiene... Non li conservi? I gettoni d'oro. No, lui li ha fusi, ci ha fatto una testiera per il letto. Ci teneva da morire con la testiera. Comunque, quelli che mi scrivono su Insta, adesso hai fatto i soldi, ho fatto un cazzo. Allora, io vi dico che alla fine di tutto, niente. Non mi è rimasto niente. Però la popolarità... Guarda! Si chiamerai certi ottantenni. Ogni tanto qualcuno mi dice, ma hai avuto il coraggio di fare anche quella cagata lì pure? Dico, vabbè, pure. Vedrai la prossima. Oppure quello che dice, ma sì, dai, tanto si sa che sotto sotto vi passavano i panini. Ma chi? Quale cazzo di panino? A parte che sotto sotto al massimo puoi passare i toast, che sono alti così. Il panino non ci passa. Vabbè, comunque, ci colleghiamo tra esattamente 30 secondi con un nostro ascoltatore o no? No. Ancora lui ce l'abbiamo. Tocca a me. A me non piace quella roba. Non fai ridere. Non faccio ridere. Come mi guadagno lo stipendio? Non lo so, inventati una roba. Vabbè, la butto questa allora. Butta. Mettiamo la scenetta, 30 secondi e andiamo in scenetta. Sì, quando sono qua io. Quando è così. Con lui roviniamo tutto. Sì, infatti. Capito che quindi l'altra volta i complimenti non erano sinceri. Erano falsi, come ti avevo detto io. Esatto. Sì. Okay, era carina, ma non vorrei rischiare. Cioè, voglio mantenere un bel ricordo. 30 secondi di pubblicità, poi c'è la promessa. Riepilogo delle puntate precedenti. Le giornate alla tenuta alla promessa sono sempre piene di colpi di scena, ovvero avvenimenti inaspettati, spesso tragici, che scombinano le vite dei personaggi, mantenendo alto l'interesse degli spettatori con lo scopo di farli sintonizzare per le prossime puntate, insomma quelle successive. Sì, ben capito. Dopo la morte di Thomas coi baffi e l'incidente aereo di Manuel con la barba, ora è al personaggio di Don Alonso, che si chiede di rendere più avvincente la trama. In coma. Cameriere Nappa, suona il campanello. Mi domando chi mai potrà essere. Scusi, signorito Manuel, ma che cosa è successo alla sua voce? Questa è la mia vera voce. Quando recito parlo così, cioè quando non voglio farmi accorgere che magari sto dicendo una bugia, parlo così, che è più credibile. Altrimenti questo è il mio vero tono di voce. Capito? È la scuola che lei ha frequentato, diciamo, da recitazione, ecco, che scuola è? Ho fatto una scuola per cani e ho imparato a portare il bastone, il giornale e hangano spavartando sui divani. Beh, 5 anni ho fatto. Si sente? Che per un cane sono 35 anni, cioè, voglio dire, ho quasi un master. Si sente anche il quoziente intellettivo cambia da quando parla normale a quando parla de cane, giusto? Non la stavo sentendo che mi stavo pulendo il culo sul tappeto, lisciando con le zambine. Diceva. Voy a presentarte esa. Cos'è? La casa duerme en tu cama.
Hanno suonato il campanello, signor Manuel. Scommetto che è colui o colei che è dall'altra parte della porta, signor Manuel con la barba. Ovvero è il figlio di Don Alonso che è appena scampato a un incidente aereo. Ottima ipotesi, cameriera Nappa. Ci resta solo un modo per scoprirlo. Vai a comprare una motosega e taglia in due la porta. Così vedremo se c'è qualcuno che si nasconde dall'altra parte. Ma, signor Manuel, non sarebbe più semplice se io andassi ad aprire? D'accordo, ma stai attenta a non rompere la porta. Che appartiene alla famiglia da 2 anni, la porta che ci tengo, ci attacchiamo anche le palle di Natale. Hai capito? Don Alonso! Sono proprio io, Don Alonso, il proprietario della tenuta La Promessa, che faccio il mio rientro in scena in grande stile e perfetta forma, ma con un filo di capelli grigi, a segnalare che l'esperienza vissuta ha lasciato un profondo segno nella mia anima. Colpito da una forma di otite acuta e finito in coma a causa della sua allergia allo sperma di cavallo, il proprietario della tenuta sta per fare un inaspettato ritorno che sorprenderà tanto gli spettatori quanto la cameriera Nappa. Don Alonso, che sorpresa! Non pensavo che alle persone in coma fosse concesso di lasciare l'ospedale. Hai ragione, ma per me i medici hanno fatto un'eccezione. Dopotutto sono una delle persone più ricche della... In quale stato ci troviamo? In Spagna, padre. Ah, giusto, giusto. Dicevo, dopotutto sono una delle persone più ricche della Spagna. Non sarà certo un banale coma a tenermi inchiodato a letto. Presto, presto! Ci sono molte cose da fare. Calma, padre, non ti agitare. Ti ricordo che sei ancora in coma, come Vasco. Sono ancora in coma! Non devi affaticarti. Ah, baggianate! C'è gente che ha scalato il Monte Everest mentre era in coma. Perché io non potrei scrivere un semplice testamento? Un testamento? Esatto. Un testamento. Non voglio spaventarvi, ma durante la mia degenza i medici sono stati molto chiari. Mi restano al massimo altri 40 anni di vita. Tanti. 40 anni? Ma padre, tu ne hai soltanto 62. Lo so, figliolo, lo so. Ma dalle analisi i dottori hanno scoperto che soffro di una rarissima malattia chiamata invecchiamento. Con gli anni le funzioni dei miei organi declineranno sempre di più e le mie cellule si riprodurranno sempre più lentamente. È normale. Fino a quando non finirò. Sono vecchio. Sono vecchio. Ma Don Alonso, ne è proprio sicuro? E le ricordo che i personaggi della soap opera non invecchiano mai. Prenda Beautiful. È in onda da 40 anni e sono ancora tutti uguali. Lo so, non ne perdo una puntata. Però tu dimentichi che Beautiful si svolge nel futuro, cameriera Nappa. Noi siamo all'inizio del 1900. Non hanno ancora inventato la formula dell'eterna giovinezza qui. Ad ogni modo, non posso lamentarmi troppo. In Africa c'è gente che muore di fame. Dannazione, non è giusto però. In Africa c'è gente che muore di fame e se ne infischia che a lei rimangono soltanto altri 40 anni di vita. Ma come possono essere così insensibili gli africani? A vendicarci degli africani ci penserò domani, cameriera Nappa. Ora devo scrivere il mio testamento e soprattutto scoprire chi è il responsabile della morte di mio figlio, Thomas con i baffi. Ah, è vero, padre. In tutta questa confusione mi ero già dimenticato che mio fratello gemello è morto tipo 10 giorni fa. È morto. Morto? Morto. Gli volevo davvero poco bene al mio caro fratellino coi baffi. Eravamo inseparabili. Come il buco nel culo, lo stronzo! Devo farmi vedere sta bipolarità, eh? Va bene. Come andrà a finire? Come andrà a finire? Non me ne frega un cazzo. Come? Come andrà a finire? Scopritelo nei prossimi episodi di La Promessa. Io vorrei vedere quello che ha scalato l'Everest in coma. Lo fanno. Come ha messo il letto? Dimmi. Effettivamente questa faceva molto ridere. Quale? Questa scenetta, sì. Grazie. Sì. Figurati. È perché credo polemica. Che sia ironico. Sfida. Credo che in realtà sia una captatio benevolente. No, posso dire una cosa?
La sceneggiatura fa abbastanza cagare, però gli insert improvvisati di Fabio l'arricchiscono. Ah, fa anche il critico d'arte adesso. Cazzo di Luciato Feci. Ha separato la tua opera dalla sua. Allora, facciamo una roba, mettiamo la tua rubrica e facciamo votare gli ascoltatori. Bravo. Un po'. Ma adesso hai creato un clima di astio. L'hai voluto tu. L'hai voluto tu. Sono la persona più pacifica del mondo. Ma vai a cagare, puzzone. Mettiamo la sigla e vediamo un po' cosa combini oggi. Vai, andiamo, vai. Lo Zodi 105 presenta... Brutta. 5 tipi di a cura di Valerio il Mauro. All right. Dai, facci ridere, vai. Nella vita l'importante è avere degli hobby, piacevoli passatempi che tengono attiva e stimolata la mente. Oggi parleremo dei 5 tipi di pollice verde. Cultura. Ma ti fa ridere? Ci interessa pollice verde, una cosa... A me sì, perché ho letto un paio di cose interessanti. Beh, te con i pollici hai fatto vabbè. Questa comunque è cultura, al di là della risata. Va bene, andiamo. Numero 5, l'Heisenberg, il piccolo imprenditore. Heisenberg è un ragazzo con del tempo libero, una forte passione e nessun vicino caga cazzo. Inizialmente era partito con una piccola piantina per provare a vedere se il pollice verde lo aveva. Notando che non solo era verdissimo, ma aveva anche delle striature viola, ha deciso di fare qualche soldino vendendo i frutti stupefacenti del suo lavoro. E questo è solo l'inizio, chissà cosa lo attende nel futuro. Probabilmente gli arresti domiciliari. Ah. Sfumatura del pollice verde, verde spaccio. Bella questa, eh? Secondo me stava parlando di uno spacciatore con aria ridanciana. Non dovremmo scherzare sulla droga che uccide i giovani. Che facciamo? Lo seguiamo qua o gli diamo... Andiamo avanti. Tu stai bloccando un momento di cultura. Aspetta, vorrei dirti una cosa da critico. Fratello, cazzo. Grande soddisfazione. Volete? L'abbraccio secondo me è troppo, ragazzi. Minchia. Ormai. L'abbraccio accademico. Vai avanti. Numero 4. Basta, finito così, basta. Non la faccio più, basta. Dai. No, perché io sono un artista e la mia arte deve essere valorizzata. Te sei un grande capo che si fa bello. Ma sai che secondo me la scorreggia ha rovinato tu. Sì, dici. Cioè, cazzo. Sta gridando. E quindi io. Lui cosa? Io comunque ero parzialmente incuriosito dalla lista. Voglio sentire No, non farle tutte e cinque. Sta facendo segno della prigione. Delle manette. Qua c'è la prostituzione intellettuale. Vecchi di merda che si impongono contro un giovane. Scusate, un giovane artista. Per invidia, per gelosia. Scuola un pelo, andiamo ragazzi di là. Dai, vecchi di merda, però scusa. Che cazzo? Ah, ma ne addosso. Io posto la roba. La violenza non è mai bella. La violenza non è mai la soluzione. Lo sappiamo che la violenza... Papà! Tu sei mio padre, puttativo! Occhio! Aprimi un attimo qua, grazie. Aspetta. Adesso vi faccio vedere, amici da casa, come si spezzano le gambe a un puzzone. A me fa schifo toccarlo. Ma che cosa sono? Senti la scella! Stai fingendo, Mauro. No, è tossico quell'affare lì. No, non è un deodorante, Marco. È l'unica arma che ho. È un detergente con dentro il petrolio. Accendino adesso. Sì. Ce l'ho io. Che stupido sei. Accendino. Fermo. Quelle due persone si stanno picchiando. Sei impicchiabile. Ma non è puzza. No. È odore. Odore. Finisce allora. Odore di merda. No, ma ormai non ci sono più le premesse. C'è un clima un clima astioso, un clima poco carino. Io sono curioso però. Anche perché un'altra scorreggia. No, dai, un'altra scorreggia no. È di là facciamo? Puzza. Io lo farei andare avanti e gli dare un'altra possibilità, che anche perché sto maturando un'altra bronza seria, cazzo. Quindi lo vuoi interrompere con la scorreggia? No, lo vuole celebrare. Allora vai, dai. L'artista così... si rifiuta, l'artista. Ma vai, quell'artista che hai bestemmiato una volta finita la serata dai bambini. Ma quando mai ho bestemmiato in vita mia? Ha una raccolta di fondi per il terremoto in Emilia. Dai, vai, io sto qua e giudico. Se vedo dei pollici in giù, io ti picchio. L'artista si rifiuta in queste condizioni. L'artista si rifiuta. Sì, ma tu invece che fai? Fammi qua. Ah, tu sei l'artista. Dai, vai. Andiamo col 4. Vai. 4. Numero 4. Il Marco Mazzoli. Quello dal pollice verde inavvertito,
Il Marco Mazzoli non ha mai acquistato piante, anzi le ha sempre disgustate e insultate pesantemente, come reality show. Talvolta venendo preso per matto dai passanti che lo vedevano litigare con abeti inanimati. Un giorno però ha fatto un pisciottino nel prato del suo cortile e ha dato vita alla nascita di una bellissima alocasia cucullata. Dai paesi vicini vennero tutti ad ammirare questa meraviglia, complimentandosi col Mazzoli sornione. Tutti ridevano, tutti erano felici, mentre il Marco Mazzoli scorreggiava sulla sua bellissima pianta, arricchendola di nuovi impensabili colori. Solo una persona era poco felice, il vicino di casa rancoroso. Aspetta! Sfumatura del verde! Zitto! Okay, verde curazzone, Marco, sai che lui è capace per la Marco, ti sei appena scorreggiato in una mano e poi gliel'hai buttata in faccia. Io fermerei qua. Pessima. E manderei in onda il prossimo blocco. Chi è Sbatman? Io laverei anche le mani. Mamma mia, ma questo è un tentativo di omicidio. Miseria. Come fai a lanciare? Ragazzi, possiamo smettere di giocare con lo zolfo, per favore? Spider merda. Sì. Guarda Pippo che si deodora il naso. Mettiamo Sbatman, ragazzi. Vai. Grande Marco, sì, mi dà soddisfazione. Sono piaciuto? Sono piaciuto? No, qua ragazzi è importante, ve lo dico. Perché l'ho compressa tutta nella mano e poi gliel'ho data mamma concentrata. Mia. No, quest'arma è stata potentissima. Hai devo visto, dire. Non si scherza col capo. Porca miseria. Marco, sai, però adesso te la vai a lavare quella mano. Ma va, figurati, vieni qua che ti faccio una carezza. Andiamo che c'è Sbatman, andiamo, vai, vai. Chi è? Siamo a Gotham City, precisamente al distretto di polizia. Sì. Quando tutto ad un tratto. Sì, pronto, polizia, come posso aiutarla? Aiuto, aiuto, presto! C'è un cortocircuito in casa, qualcosa potrebbe andare a fuoco! Tranquilla, signora, non si preoccupi, mandiamo subito qualcuno! Fate presto, per favore! Commissario! Commissario! È necessario l'intervento di Sbatman! Prova a chiamarlo, spero non sia già impegnato! Prova subito! Aia, aia... Vintage, però, sì! Commissario, c'è un problema, non risponde! Prova con lo sbattetelefono! In questo momento Sbatman in missione, deve essere in Etiopia, un attaccamento di missili. Sbatman, eccoti! Guarda che t'ho sgamato, non è la segreteria! Ma che cazzo, stavo guardando Friends su Netflix, che cazzo volete, dai! Che scusa il disturbo, ma c'è proprio bisogno di te, un cortocircuito in un grattacielo, devi correre subito! Ma che cazzo me ne frega, dai, che c'ho l'appuntamento tra poco per la pedicure, pure. Non posso! Ma Sbatman, ti prego, ma devi salvarli! Vabbè, dai. Grazie, Sbatman! Sei la nostra unica speranza! Vai a fa' un culo, te la speranza di Star Wars. Allora, fammi vedere nell'elenco qua di Alfred. Superman non c'è. Ma non c'ha voglia di andare lui. Hulk è in ospedale, ha colica renale. Wonder Woman, dai, fammi chiamare Wonder Woman. Io non c'ho. Mando lei a posto mio, che cazzo. Pronto? Ciao. Chi è questo ciao? Sono Sbatman. Senti, mi ha chiamato la polizia per andare a... Ma che sei che non ho capito? Sono Sbatman, sono. Vero? Senti, Ma cosa vuole lei? Sì. Allora, sono a casa, stavo guardando Netflix, non c'ho voglia, mi hanno chiamato che devo andare a salvare un palazzo che c'è un impianto elettrico che è saltato, non c'ho voglia, non c'ho sbatti. Allora, se puoi andare tu, per favore. Dare che cosa? Mamma mia, sei invecchiata proprio, sì. Non sei più... Dare che cosa? Di una volta. Io non ne ho soldi. Ma nervo, ma... Guardate, io devo dare... fatevelo dare da questo beduino che abita qui sopra. No, Wonder... Spero ben che è un delinquente, ma in galera ci va a finire. Ma ho capito. Ma anche a voi. Sì, ho capito. Però ascoltami... Ascoltami un attimo, Wonder Woman. Adesso non so quanti anni hai adesso, perché so che tu sei... Quanti anni ho io? Sei infinita, te non muori mai. Io ne ho tanti.
avanti. Ecco, vedi, ma vedi, come secondo me si pochi. Senti, non puoi. Perché ho più giudizio ho di capito. Voi. Sono una persona educata. Spot, vedi, lo sapevo. Chi è che vi ha messo questo bastardo qui sopra? Adesso gli toccherà andare Ruba a me. Luce. Lo sapevo. Ruba e luce questo. Senti, Wonder Woman, facciamo così, il laccio dove ce l'hai quello magico, così vengo a prenderlo. Cosa c'ho io? Il laccio magico, quello che usi per lanciare sulla gente. Magi. Il laccio, il laccio. Vai il laccio a lavorare magico. Che si sente della voce. Ma non c'ho voce, non c'ho sbatti. Non c'ho sbatti. Voce squillante. Non c'ho sbatti. Ma non c'ho sbatti. Vai a prendere in giro la tua famiglia. No, poi non c'è Alfred. Tua mamma perché t'ha fatto. Ascoltami, Alfred adesso è andato anche al mare, sono a casa da solo. Dai, per favore, vai tu per Wonder, vai tu a posto mio. A fare quel pronto? Figa, sei invecchiata male, Wonder Woman. Ma non è lei! Ma non è lei! Batman! Cos'è sta roba? Non c'è spazio, non c'è spazio. Ma nessuno però. Ma anche i supereroi, vedi, ormai sono stanchi. Sono stanchi, sono che l'hanno spremuti, sì, 10 anni che fanno tutto loro. Come è ridotta Wonder Woman. Madonna, adesso sono tutti di colore poi adesso. Sì, sì, sì. No, sì, questa sì. Non era di colore. Sì, no, sì. No, questa no, questa è sì. Vicino di sopra probabilmente. Che ruba la corrente però. Marco, ma non sei in tensione per il tuo ritorno in piazza? Cazzo. Questo venerdì 22, appena finisci la diretta, devi andare a Santa Giustina in provincia di Belluno con Fabio e Johnny. E il giorno dopo, sabato 23, sarai al 15 Seriate in provincia di Bergamo con Johnny. Sì. Come ai vecchi tempi del capriccio. Divertiti. Sono solo quelle 4 ore e 10, dai. Poi tra una bestemmia e l'altra, giusti, ma trovi una serata da solo! Da solo! Solo! Portati il tuo manager, ho detto, a far cosa, scusa, quello, fa tutta una roba sborata sul palco. No, direi di no, alla fine vado con Martin. L'ha venduto il manager, In che senso? Ha venduto te con il tuo manager. Ma Paolo Giusti riesce a vendere qualsiasi, il nostro manager delle serate, è una roba... Bravo Paolo Giusti. Sì, devi imparare a scrivere in italiano. Ripeto, bravo. Prima di mettere le cuffie. Ma io dico, ma può un professionista... Pagato profumatamente che fa un programma ascoltatissimo da diversi anni, possedere una... come attrezzo di lavoro. No, stai fermo. Guarda il filo, ma una roba. Ma cos'è? Della Chicco? Allora, queste sono le originali cuffie di Spine. No. Che lui mi ha donato. Ma vai, spendi 2000 prima, lire e comprati una cuffia decente. Quando lui stava molto male, è andato in ospedale. Scusa, adesso c'è un'emergenza. Allora, guarda, ti faccio la scena. Guarda, io e Paolo abbiamo il filo con elastico. Vado di là! Guarda, vado qua! Lui appoggia! La cuffia! Non fischia mai, perché io ho un volume normale. Ti spiego perché. Sì, allora, ma hai già rotto il cazzo che dobbiamo parlare d'altro. Quando lui stava entrando in ospedale, ha detto: fa, forse potrai non uscire dopo questo intervento. Ma mettili in una teca. Potremmo non rivederci mettili mai più. Mettili in una teca. Queste sono le cuffie che ho tenuto per tanti anni. Sì. Vorrei che le avessi tu. Devi farmi una promessa. Se dovessi mancare. Ma non è mancato. Indossali per sempre. Non è mancato, quindi. Sì, ma non sta benissimo. Sono le cuffie di Dorian Spine. Perché stanno invecchiando al posto suo. Certo, però io, siccome sono un amico, ho mantenuto fede a questa promessa. Fabio, allora noi stavamo guardando così un po' di messaggi che arrivano, sai che tu dai sì, candidati robe. Allora, a parte che è pericolosissimo, perché la Puccioni dice guarda che una volta che sei al potere poi è automatico cambi. Che tu scusate, io faccio un discorso. Renzi per esempio è stata una grande delusione, no? Certo, perché Renzi era uno di quelli che diceva io vado là di rottamo alla fine si è inculato un sacco di soldi. Anche quelli delle stelle di Negroni non ha rottamato più che altro. Ma tutti quelli che poi sono andati là alla fine. Ma io non ce la farei. Io invece. Ah, dai, contare un 30 in banca. No, sì, non ho bisogno. Ma è l'occasione. Ma io sono già spudoratamente. Ma non è quello che è il potere. Ma non sono solo i soldi. In generale non me ne fregherebbe un cazzo. È grassare. No, Marco, io vorrei però. Allora, a questo punto. Per farlo proprio bene, re. Io voglio fare il re. Monarchia piace. Monarchia piace. Però Paolo non accetta di fare la regina. Sono etero. Cazzo c'entra. Etero. Ma non è che devi inculare. Cioè anche Sam Smith è una regina. Ma è proprio l'appellativo. Cioè. Ma vabbè, cosa vuoi diventare allora? Ladro. No. Ladrone. No. Ladruncolo. Tu? Io ciambellano, mi piacerebbe moltissimo. Proprio c'è il noi, cioè il ciambellano allora, dentro io. Tu fai il re. Ma il giullare, fai il giullare. No, io sono per le politiche di tutto rubo. No, eh no, tutto. Eh no. No, no, no.
organizzo tutto io. 3 anni di proprio dove l'italiano torna a essere quell'italiano là, quello della bella vita. No, è già così. La dolce. No, è una merda. Non è vero, non è vero. No. Allora io rimetto. Ragazzi, io sono stato fuori un po'. Quando vieni qua, veramente vedi la tristezza. Sì. Non siamo noi. Ma non è la monarchia. Ma sì, cioè, arrivo, la monarchia allora, è il governo io. Dei privilegiati. Prima di tutto il primo che dice io sono comunista. Via, fuori, fuori dai coglioni. Calci nel culo. Non ce n'è quasi più. Vai a me di fare il buono. Il buonismo mi sta sul cazzo. Bravo, no, bravo. No. Prima gli italiani. Aspetta, c'ho un'idea. Blocco navale. Blocco navale. Ma va, ma peggio. Io tiro su un muro gigante. Io farei il mega reddito di cittadinanza. No, cazzo. Chiederei soltanto ad alcuni. No, perché noi, guarda che quando noi ci diamo da fare, quando l'italiano lavora bene, mica è il numero uno del mondo. Abbiamo perso anche quella roba lì. Questa cazzo. È l'Emilia. Poi. Allora, scusa, io ho un'idea. Ho un'idea. Anche il Veneto, il resto. Ma non è vero. Allora, bisogna innanzitutto analizzare un po' tutto il nostro paese, no? Nella totalità. Ah, per i terroni fuori dai conti. No, perché il sud invece. Allora, lì bisogna combattere un po' con quelli coi baffi, il mandolino, che poi sono tutti il qua. Il sud deve fare turismo. Esatto, bravo. Io. Begli alberghi, alberghi, puttane, droga, litorale, campi di marijuana. Bravo! Poi vuoi venire qua, sei americano, bella me, Italia molto bella, bra, paghi. Ma impara l'italiano soprattutto, come cazzo parli? Paghi tantissimo, cioè tu arrivi da fuori, io metto un recinto, ok, tu arrivi, paghi almeno 1500 euro a testa al giorno se vuoi stare in Italia. Ti faccio un esempio. Vuoi la bella vita, vuoi mangiare bene, vuoi vedere il Colosseo, Venezia, paghi, pezzo di merda. Beh, arriverà qua a frotte. No, ti faccio l'esempio. Stormi. Guarda, scusa, tu hai speso $50, Cristo, $50 per vedere un buco nel deserto, te lo ricordi, eri con me? Tu hai pagato. Di più ho speso per vedere dei buchi. Sì. Però essendo italiano, mi ho fatti spendere altrettanti anche a voi. Sì, no, era una pagata. No, non ho pagato. Era una merda. È facile. Allora, prostituzione libera, erba libera. Subito. Ah, cosa succede? Il Vaticano, io ci tiro una parete. La signora che sta nell'entroterra al siculo, che fa quella pasta alla norma buddista. Che c'ha quel casolare abbandonato che finisce andando a studiare al. Quella miliardaria deve essere. Quella, vera, accoglie l'americano, arriva. Puttane, subito erba. Subito canone, erba. Pasta alla norma. Poi prende, va a vedere. Poi c'è una catapecchia, una chiesa vecchia. Poi no, torna, no, puttane. Tutto rimesso a nuovo. Tutto. Che si fa un bagno in mare della Sicilia. Hai presente quando vai a, non so, tipo Disneyland? No, che, sì, che se, è tutto finto. Tutto così deve essere. L'Italia è così. È un parco giochi. Deve essere un parco giochi all'interno di un museo. A cielo aperto. Bello. Allora, tutti ricchi. Facciamo un sito internet per promuoverlo? Sì, dai. Chiamiamolo www.italia.it. Oh, mettiamoci la Venere di Botticelli. Però vestita giovane. Faccio un esempio. Il sogno di Letizia è avere un bed and breakfast. Anche all'Entroterra, in Sardegna. Ma anche non in Sardegna, in Toscana. Sì, giusto? Va bene anche la Toscana. Lo vuoi fare? Fai una domanda. Bene, lo Stato ti dà i soldi e te lo apre. Sì. Però ci devi mettere dentro le puttane di Monopolio e l'erba di Monopolio. Però scusami Paolo, io sono completamente d'accordo. Ma sai che a me stuzzica di più l'idea di incularmi la signora che fa la pasta? Ma piuttosto che le puttane. Perché puoi, sei puoi, tu, puoi. Ok, incluso nel prezzo. Sì. L'antica Roma era così ed era un grande popolo. Noi dobbiamo ricostruire, bravo, l'antica Roma in grande. Noi dominiamo il mondo. Ragazzi, l'Italia è il paese più bello del mondo. Non c'è un cazzo da fare. Sì. Oh, io ho girato, tu hai girato, sei stato in Giappone, ci vivresti in Giappone? Io ho girato anche di più. Sì, ma dico, in Giappone ci staresti a vivere? Bello, no, ma no. Qual è? Allora, obiettivamente, Fabio è una persona colta, ha viaggiato, ha visto tante parti del mondo. Qual è il posto più bello dove sei stato? Levante. Dai, no, serio. L'Italia, ma l'Italia è meravigliosa. Siamo dei coglioni nelle mani di deficienti. Bravo. Allora, bisogna adesso una bella. Allora, organizziamo una bella rivoluzione. Io torno a vivere qua, ve lo giuro. Bravo. Poi, le tasse. Aspetta, l'anno prossimo. Le tasse. Le tasse. 20% per tu. No, vogliamole, no. Aspetta. 20% ma lo pagano tutti. Sì, ma Marco, se tu fai il 20% di tasse, vuol dire che c'è il 50% della popolazione a cui hai aumentato le tasse. Ho capito, però, minchia, ma come stai bene? Ospedali d'oro, pompini. Anche all'ospedale stai male, mal di pancia, un pompino. Così, proprio. Poi ci vuole anche dell'equilibrio. Tipo, io darei un premio a quelli che si stanno organizzando il cosplay di Kanye West che si fa fare un pompino sopra la barchetta di Venezia. Quelli sono geni. Geni. E sono i nuovi Leonardo da Vinci. Vanno pagati quelli. Vanno pagati. Tanti Kanye West che se lo fanno succhiare a Venezia. Torneo di tuffi da Rialto. Bello. Bello. Metti il trampolino. Cazzo, hai visto Venezia? Quando eravamo eravate tutti chiusi in casa, scusa. Venezia, polipi, era proprio lì. Così deve essere. Polipi nei ristoranti, tra l'altro. Così deve essere. Cioè, bisogna far rifiorire.
chiarire tutto. Il mare è troppo bello. In Sardegna, ragazzi, non c'è mare più bello di quello della Sardegna. Va protetto. Vuoi fare il bagno all'americano? Paghi. $1,500 a tuffo. A tuffo, pezzo di merda. Figlio di puttana. Se no te ne vai nella tua merda di Hamptons con l'acqua che sembra petrolio. Bravo. Fai il bagno lì. Vuoi fare il bagno in Sardegna? $1,500 a tuffo. Sua maestà. Io voglio avere un poliziotto in ogni angolo, vestiti d'oro. Italiani gratis. Gratis. Mi studi, sua maestà. Dica. Mi è parso di rilevare. Polizia, deve sparare. Quando vuoi. Avvia dell'americano che fa tuffo. Poliziotto, pom, pom. Sai come Aldo, Giovanni scusi, e Giacomo. Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano l'ultimo gli minuto svizzero. Gli svizzeri, eh sì. Ma, mio sire. A te, guarda, a te ti faccio sparare subito, sappilo. Mi è parso di rilevare. Sto gasando, figa, c'ho la voglia. Dai, cominciamo. Dai, cazzo, votatemi. Dai. Mi è parsa di rilevare da parte sua un leggero astio nei confronti del turista americano. Sì. Cioè, perché allora ragazzi, io sono americano, io sono nato a Milano e posso dire che Milano è una merda. Okay. Adesso sono cittadino americano, posso dire che l'America è un paese di pagliacci del cazzo, okay, che stanno rovinando il mondo. Esatto. Oh. Perché ci sono i sinistroidi americani, no, con quel rincoglionito di Biden, mamma mia, nervoso. Allora io dico, facciamo secchi quelli. Cioè, la sinistra non può più esistere. Basta, no. Cioè, solo io, il partito solo io, re indiscusso, dietro. Noi italiani avevamo in mano il mondo, vi ricordate? Se vi fidate di me lo riprendiamo tutti, i tedeschi non capiscono un cazzo. Compriamoci la Volkswagen e gli facciamo fare i pasticcini. Bravo. Sono passati. Dimmi, per il pane sono sudato merda, guarda, roba, sono emozionato. Ascolta, ti possono interessare le schifo. Ma non mi è venuto il cazzo duro un po' a quelli che sì, ascolto? Ma ho l'idea che l'Italia si rialza, incula tutti, andiamo in giro a inculare gli altri paesi. Bello, le schifo olimpiadi ti possono interessare. Sì, piscio a lungo. Bellissimo. Un ascoltatore suggerisce massimo 6 tagli di capelli. Ho un'idea, aspettate, no, aspetta. Bella, ecco. Oh, bella. No, inno, quella inno, è dittatura. Io voglio far star bene tutti. Libero, no, libero, dittatura. Libero. No. Se vuoi far star bene tutti, te ne devi andare. Perché, scusa? Ti devi levare dal cazzo. Io? No, in generale, cioè. Ma no, se no, loro vogliono stare bene. Io sono il re, quello di ingrassare. Prostitute. Sì, droga libera. Che pagano le tasse, controllate. Questo diventare un parco giochi. L'Italia è un parco giochi dove paghi tantissimo, come Universal Studios. Ma se sei americano. Se sei americano, ti sparo. Dopo ti spendo. Ti sparo. Succhiamo le vene del collo. L'americano deve venire qua. Borseggiatrici devono pagare le tasse, dichiarare. Certo. A meno che non rubino l'americano. Allora, il primo paese al mondo. Io voglio i poliziotti che hanno le macchine in oro massiccio. Bello. Allora, uno che fa solo una smorfia, un poliziotto, il poliziotto può sparargli. Bravo. Mi sembra una cosa. Soprattutto se è americano. Americano fa il tuffo. Americano con la mascherina così non si vede dove guardi. Giusto. Anche giapponese. Ma poi quale cazzo di demanio, dai, tutto abusivo. Poi torniamo alle lire, vaffanculo all'euro. Brava, basta, giusto. Moneta nostra. Fanculo con euro. La mia faccia sopra, anzi col logo di Mediaset. Che costa 3.000 euro. No, li chiamiamo le loro. Le invece loro. Delle lire, le loro. Le loro, brava, soldi brava di tutto il mondo, però le stampate a mano con i timbrini. Pochezza. Anzi, neanche i soldi. Tu dai un timbro e della carta. Ho trovato il tesoriere, perfetto, assunto. Hai visto? Ci penso io. Assunto. Tutti pettinati male come la Buccioli, voi. Tutti. Colloqui di lavoro, solo favoritismo. Solo, eh. Poi tutte le altre radio chiuse. Fallite. Se proprio. Sei figlio unico, muori di fame, merda. No, perché? Così ci si ripopola il pianeta. Stai scherzando? No, perché deve avere il fratello che lavora dentro, che ti porta dentro a lavorare. Se un americano, per sbaglio, viene qua e mette incinta sua moglie. Più schiaffo, spari, di merda. Più schiaffo. Sono italiani, dobbiamo ripopolare il mondo, noi. Tutto. Guarda che bello, è bello. Donne, due fiche. Stiamo un due po' esagerando un po'. Due, se ne è una sola cuci in mezzo e pam, 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 pam. Non porre limiti alla provvidenza. Vabbè, ragazzi, adesso prometti. Abbiamo un po' così. Tre cazzi tre cazzi. Due finti, uno vero. E pam, pam, se ne... due. Pam, pam. Adesso dobbiamo riguardare un attimo. No, stati presi dall'entusiasmo. La mano, comunque guarda che anche la Costituzione ciao l'ha fatta tutti così. Ciao a tutti. Guardatemi. Fanculo al grano, mangiamo roba di pietra. Troppo. Ritiamo le pietre. Troppo. Siamo pieni di pietre in sto posto. Comunque anche George Washington ha cominciato così. Poi ci è andata una limata dopo. Vabbè, intanto no, la bella... no.
Cioè, no, 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 in piena campagna. Ci stava. Ci stava. Allora andiamo avanti, ma abbiamo ancora. Prolunghiamo 49, il... testa di cazzo, ci sta lo sport, sei dai. 6 minuti di pubblicità. Ma vai, che vai. Cazzo me ne frega, scusa, metti lo scusa, sport, sopra, dai, no, riduci sta, la... Vai, sta. Lo metti adesso. Non ci sta. Ma sì, sono le 49, spogliamo, quanto dura? Spara, gli spara. Sei americano, figlio di puttana. Comunque è tutta colpa delle Dolomiti. Perché? Non lo so, dobbiamo avere un nemico in questo partito. No. Sono dalla nostra parte le Dolomiti. Ma tu da che parte stai però? Ma io sono il gran ciambellano, sono quello che fa quadrare i conti. Però basta. Sono quello che a un certo punto voi fate tutta questa roba, poi arrivate da me e non ci sono i soldi. Non si può fare. Ecco, tra la Costituzione. Sei americano? No, no, nessun senese. Facci conti. Il mega reddito di cittadinanza, una persona sola che offre a tutti. Ma scusa, a giro, potremmo fare a giro. No. Però deve offrire a tutti. Allora, scusa, questa ce l'ho io. Il gratta e cittadinanza. Cioè? Tu dai il gratta e vinci. Mm. Con il reddito di cittadinanza. Uno però vince. No, quanti cazzo vede servono? Ma no. 100.000? Beh, si chiama turista. Aspetta, questa è una bellissima idea però. A rotazione. Si estrae il codice fiscale di un italiano e vince quell'anno 1.000.000. Ma mi deve dare tutti i denti. Ma già la lotteria degli scontrini. Vabbè, ma quella è una truffa, si incurano i soldi. No, questa è onesta. Sì, voglio... Se viene un americano, io proprio sereno. Vai Pippo. Cosa? Perfetto. Posto. L'americano non può partecipare. E se invece del passaporto bisogna strappare il sorriso? Troppo, Paolo. Se arrivano in questo paese gli levi la mandibola. E la tieni finché non va via. Così non può mordere le persone. Giusto. E trasformarle in altri americani. Giusto. Vabbè, adesso la tariamo un attimo. È solo lunedì. Entro venerdì avremo tutto il progetto pronto, ragazzi. Sì. Uè, non sei d'accordo? No, facciamo un programma. L'americana, si vede. No, assolutamente. Io ma che sono democratico. No. Io una domanda. La dimensione delle vongole bisogna decidere, perché sennò poi l'Europa ci rompe i coglioni. Pensateci stanotte. Ma l'Europa ci deve ciucciare i cazzi. Ma il diametro voglio... delle sono tre. Io mi inculo la. Come si chiama quella bionda lì? Quella. No, Eurobot. Quella è troppo, secondo troppo, me. Troppo. Petting. Sul divano. Il divano petting. Delle discussioni. Cena. Lei è la cattiva di Ragnarok. Sì, hai visto? Sì. È vero, cazzo. È lei. Demonio. Chiedi se c'ha una figlia. La figlia la fonderei proprio. Mi sa che. Però domani, secondo me. Sì. C'era un americano. C'è il consolato qua. No. Chi è che... L'americano quello che regola la pubblicità qua. Sì.